Chi è Soputent? Non lo conosco, io sono Jake Lopez. Nostro caro Max Random! Ragazzi, oggi siamo qui su Fortnite! Perché, ragazzi, venite qua, venite qua! Siete davanti a un video epico! Si merita assolutamente un like. Arriviamo a 10.000 like e inserite tutti i codici di supporto in creatore MR-MaxRandom. Perché quest'oggi il nostro amico Soputent! Buonasera! Tu lo sai a cosa stai per andare incontro? No! Ecco, adesso te lo dico io! Dobbiamo scrivere a Jake Lopez! Dovrei tu scrivere a Jake Lopez! Ma devo andare a scrivere con io con le mie bellissime manine grosse e pelose. Esatto, proprio tu, proprio tu! Quindi, ragazzi, un grande supporto per questo video e spolliciate se ne volete degli altri. Non mi sono dimenticato, so che vi devo portare il continuo di Jake Lopez e Galindo insieme, ma non si riescono a sapere novità. Quindi per ora non ve lo posso ancora portare, ma appena saprò qualcosa, tranquilli che uscirà subito il video. Allora, Soputent, ti ho aggiunto in un gruppo su Discord dove siamo io, tu e Jake Lopez in persona. E chi lo vede? È giallo il gruppo, bello. Il giallo è il colore della faccia di Jake Lopez. Non è che mi piace mai così tanto, se devo essere sincero. Però comunque Soputent, allora tu sai con chi è Jake Lopez? Lo sai chi è? Sai che cosa fa? Sinceramente no. In poche parole, Jake Lopez è un mostro, un'entità davvero molto strana, che fa entrare dei bambini, di qualsiasi persona all'interno della sua famiglia tramite dei trucchetti strani. E una volta entrato nella sua famiglia diventerai sempre di più simile a lui. E lui sta cercando di creare una famiglia enorme, così da espandersi e diventare il capo del mondo. Questa sembra, sai, una di quelle favolette che mi raccontava nonno Bruno quando avevo 2 anni e non sapevo parlare. Te lo giuro, già ho paura. Lo so, Soputente, anch'io, ma dobbiamo farlo, quindi per iscrivere. Ehi, Max, vedo che mi hai portato un amico, esatto, perché gli ho detto che un mio amico voleva entrare nella famiglia. Ma non voglio entrare nella sua famiglia, ma chi lo conosce questo obeso? Lo so, Soputente, ma dobbiamo fargli credere che tu voglia entrare, va bene? Quindi devi far finta, cioè non devi entrare davvero. Ah, ho capito il piano, quindi devo entrare davvero. No, no, non devi entrare, non ti mai entri. Va bene, allora sono carico e pronta ad entrare. Ma tu sei scemo! Ma mi senti? Ti ho detto che non devi entrare nella tua famiglia. Vabbè, comunque, scrivigli qualcosa. Scrivo uè! Sì, presentati, digli chi sei. So che sei una brava persona. Più o meno, Soputente, questa è una grande cazzata, devo essere sincero, non era proprio veritiera come roba. Sì, ma sai, così magari diventiamo amichetti, mi fai entrare nella sua famiglia e magari mi offre anche un gelato. Tu sei completamente uscito di testa. Io non dovevo fartelo fare a te questa cosa, è pericoloso. Cosa ho scritto? Oddio, ho scritto. Allora, vedo che sei contento di essere qui con me. Mica tanto, mica. In realtà no. Sì. Ma cosa sì? Tu non hai capito? Tu non hai capito? Va bene. In teoria sì, dovresti fare così, dovresti dire di sì, ma tu mica sei serio, non sei contento veramente. Ma no, Max, ma dai, guardalo bene, c'è un po' paffutello. Un bacino glielo darei volentieri. È per il tuo bene! Non devi fare queste cose con Jake Lopez! Tu non hai capito con chi stai parlando! Vabbè, comunque, allora, adesso aspettiamo che ti risponda! Hai mai sentito parlare della mia famiglia? Soputente, io te l'ho detto, però fai finta di no, fai finta di no. Quindi digli che non hai sentito proprio niente, che non sai che minimamente di cosa tu stia parlando. Ok, quindi scrivo sì, è bellissima. No! Ma no! Ma tu oggi ti sei svegliato storto? Cioè, ti sei tirato una botta al soffitto mentre ti alzavi dal letto? Devi scrivergli di no! Ho scritto di sì! Soputente, fammi rimediare al tuo danno. Stavi scherzando, vai, spiegalo tu, Jake. Ha scritto un papiello! Vabbè, mi sa che ti ha spiegato che cosa sia la famiglia. Vabbè, vediamo, la nostra famiglia è una delle migliori al mondo. Con noi staresti benissimo. Ti sentirai come un re. Per entrare devi fare solo alcune cose. È semplice. Soputente, mai fidarsi. No, no, no! Soputente! No, no, fermo, fermo. Oh mio Dio. Oh mio Dio, no, no, Soputente, no, no! Sì, voglio essere un re, voglio avere la mia regina. Soputente, ma ti rendi conto che è una trappola? Non è vero! Stai zitto,
tu che sei tu qua che vuole entrare nella famiglia, mi vuoi rubare la mia principessa. No, io entro. No, so potente. Allora, facciamo le cose fatte bene. Non stai parlando con una brava persona. Sta dicendo tutte queste cose per incastrarti. Ma ne siamo sicuri? Sì, credimi. No, non mi fido. Va bene, allora fai come vuoi. Cosa devo fare per entrare? So potente, io ti avverto l'ultima volta. Poi da qui non puoi più tornare indietro, va bene? Va bene. Però Max, io ho da fare una domanda a questo qua. Se posso vedere i miei fratellini? Sì, penso che te li faccio vedere. A me una volta me l'ha mandato una foto di tutti i fratelli insieme. Probabilmente ti manderà quella foto anche a te. Eccola lì, ce l'ha mandata. Eccola, so potente. È tutto finto, so potente, non è vero. Non è vero, qui sembrano belli felici, ma in realtà non sono felici, sono stati incastrati, proprio come succederà a te. Quindi non lo fare, stai fermo. Madonna, che bellini che sono. Io mi ci vedo proprio bene lì in mezzo. Volendo potrei portare pure nonno Bruno, però occupa tutta la foto. No, so potente, no. Ma stai zitto, tu cane bastonato. Va bene, fai come vuoi. Allora, per entrare devi dire 5 volte allo specchio Allora, è inglese, vuol dire Jake voglio diventare come te. Ma tu non vuoi diventare come lui, vero? Ok, adesso prendo uno specchio, aspetta. Oh mio Dio, ragazzi, ma come dobbiamo fare? Come dobbiamo fare? L'abbiamo perso. Scrivete tutti quanti qui sotto nei commenti. Aiutiamo so potente, oppure so potente stai fermo. Vedete voi, convincetelo, fate qualcosa. Perché so potente si fermerà soltanto se vede anche da parte vostra un aiuto, un consiglio, perché a me non mi ascolta, io non so cosa fare. Ok Max, ho preso lo specchio. Vale, adesso ci manca solo che ti metti a dire 5 volte Jake want to be like you. Allora, bradipo bene brodo, sono pronto. Si deve pure riscaldare la voce. Jake, I want to be like you. Mamma mia, che inglese di schifo. Lo parla meglio mio zio africano, che non ho. Jake, I want to be like you. Jake, I want to be like you. Fermo! I want to be like you. L'ha finito, l'ha detto 5 volte. Adesso spero che mi fa un regalino, un pensierino, perché sennò me ne vado. Non ti farà proprio niente, so potente. Non ti farà proprio niente, ma non lo capisci. Ma sì, ma guarda che basta proprio un pensierino piccolo. Anche una buccia di banana mi va bene. Sono bravo, si vede che vuoi entrare nella famiglia. So potente, è finita, cavolo, so potente. Perché sei stupido? Per quale motivo me ne vado? Gli posso chiedere se può entrare anche nonno Bruno? No, fallo salvare almeno a lui, poverino. Tony, non è il momento, Tony. Posso sapere che sta succedendo? Allora, so potente è entrato nella famiglia di Jake Lopez e lui si crede che sia una cosa bella. Ma questo è proprio uno scemo. Mamma mia, so potente, fatelo dire, sei un pirla. Oh, guarda che qua è quello scemo fra noi due, sei tu, brutta scimmia pelosa. Ma no, in realtà sei tu in questo momento, fatto che io ti difendo sempre, però ora come ora ha ragione. E io gli ho scritto, ma quindi sono già, cioè io voglio entrare in questa famiglia. Poi gli ho scritto se posso conoscere i miei fratelli. E perché vorresti conoscere i tuoi fratellini, scusa? E perché magari poi ne trovo uno che gli piace il pesce e mi accoppio. Non fare lo sporcaccione, che sto sentendo troppe cose strane oggi, troppe. Ti benvenuto, adesso stai per subire il cambiamento finale. So potente, sei fregato. Ma quindi divento bello? No, so potente, tu non ti rendi conto della gravità della situazione. Io adesso a me non è mai successo che succedesse una roba del genere, so potente. Però Max, adesso sono spaventato. Io ti avevo avvisato, so potente. Adesso io non so cosa intende per cambiamento finale, perché a me non me l'ha mai proposto di fare. Forse è una cosa nuova, una nuova pratica, un qualcosa. Forse ho capito. Perché tu per entrare nella tua famiglia devi essere come loro. Quindi adesso diventerai come loro. Non è che adesso avrai tipo la faccia di Jack Lopez. Stai impazzendo. Tony, vieni qua, aiutami. No, il mio faccino da pesce, no. Ma so potente, ma l'hai voluto tu però. Fatelo dire, cavolo. Eri così bello, fermo, ti avevo avvisato. Max, sento che qualcosa sta cambiando nel mio corpicino. Che cosa? Che sta cambiando? Dimmelo. So potente? Tutto bene? Oh! Oh! Non risponde più!
Che cosa ha combinato? Fammi scrivere subito, Jake! Cosa hai fatto, sto potente? Quello che voleva lui, entrare in famiglia! Cioè, che non lo sento più, che gli è successo? Saputente! Ci sei? No, no, però non puoi fare sti versi che sembri, non lo so, un alligatore affamato di pesce. Max, entra anche tu nella famiglia, si sta bene qua. Oh, devo venire a casa dove devo tirare una sberla così ti svegli? Saputente, ma sei ancora tu? Chi è Saputente? Sei tu! Non lo conosco, io sono Jake Lopez. Oh, oh, no, no, ma stai scherzando? È uno scherzo, è un prank. Entra in famiglia. Oh, non entro da nessuna parte. No, devo fare qualcosa, devo far svegliare. Padrone, si sta bene in famiglia, Saputente? Che cosa stai facendo? Io abbandono Jake, come ti chiami? Non ti voglio più sentire. Magari ci sentiamo fra qualche giorno quando torni normale, magari. Io spero stia scherzando. Provate ad indovinare qui sotto nei commenti se secondo me stava scherzando oppure era serio. Io spero stia scherzando. Vabbè, 10.000 like e continuiamo per scoprire se Saputente è davvero infetto oppure no. Ciao.